Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Allora, al momento la situazione non è cambiata, noi siamo sempre ancora in isolamento, stiamo comunque chiamando, anche stressando secondo me, perché comunque mi chiamiamo sempre, ma appunto per avere una risposta. Purtroppo ancora non ci sono gli esiti di questi tamponi e niente, anche Maurizio adesso sta provando a chiamare, stiamo parlando anche tramite il dottore, perché i dottori possono vederlo, e quindi stiamo provando anche tramite il dottore, ma anche il dottore dice che comunque l'esito non c'è ancora, quindi voglio dire, se non c'è, non c'è, non è che possiamo. E quindi niente, oggi sarà un'altra giornata casalinga. Un'altra giornata dove faremo dei lavori. Adesso magari se riesco vi faccio vedere qualcosina. Qui c'è Piozzenna e Giardina. Che saltella. E niente, quindi questo. Vediamo se ci sono da fare dei compiti. Ieri, come avete visto, Sabrina e io abbiamo fatto i compiti ed ho dovuto creare queste schede perché lei non poteva, perché non, cioè, mentre lei faceva italiano e Gabriele li dettava, io le dettava, io le ho creato le schede che le hanno dato da fare le maestre. Invece Giada li sta facendo su un foglio perché essendo in prima gliele scrivono sul quaderno, quindi lei ce l'ha già scritti, perciò per non farglieli fare due volte glieli faccio fare in modo così, in modo che non perda la mano, visto che comunque ha appena cominciato, ma nel frattempo la maestra segna sul quaderno e quando poi riusciremo a recuperare il quaderno dovrà andare a recuperare tutte queste cose che ci sono. E niente, speriamo di avere una risposta il prima possibile. Io vi tengo aggiornati e nel frattempo, tanto dobbiamo stare in casa, sistemiamo e mettiamo in ordine. Sì, sono i 101. Dalmata Danish Street. Cos'è che c'è, Pia? Cosa c'è in televisione? Cosa c'è là, il? Quando non filmavo diceva bau bau. Sì, bau bau. Bau bau. Bau bau. Bau bau. È là, c'è il bau bau. Visto che vi piace tanto, vi faccio vedere che cosa stiamo preparando per pranzo. Oggi facciamo patate al forno, una teglia piccola rotonda così e poi lì c'è l'altra grande con rosmarino e poi facciamo degli hamburger, niente di che. Ma è venuta mia mamma, per modo di dire, a portarci la spesa, quindi adesso vi faccio un piccolissimo svuota la spesa, vi faccio vedere quello che ci ha portato. Che ha preso Ci ha all'Eurospin. portato le crocchette per i cani, queste qui, premium ML, crocchette con agnello di riso e cereali che costano 5,49 euro. Il pacco da 5 kg. Poi un pacco di salviette dell'Eurospin, queste qui Hello Baby, 80 pezzi che costano 1,79 euro se non sbaglio. Poi la ghiaia per i gatti, questa qui normale, che sta a 0,99. La pasta ha preso i tortiglioni,
che sono, aspettate, il formato questo qui, grandi del risparmio. Ce la posso fare, scusate, no. Ok, che era 1,5 kg. Poi ha preso penne rigate, un pacco di quelle da 1 kg. Pia, mi fai cadere. C'è 2 panchi di penne rigate. E poi, oh mamma cane, un pacco di fusilli, sempre da 1 kg. Poi la carne tritata, 2 pacchetti. Questo qui è 4,18 etti a 2,63 euro. E poi ce n'è un altro là sotto. Poi 3 confezioni di questi hamburger di suino senza glutine, che sono quelli che andiamo a fare oggi insieme a una confezione che già avevo in freezer. E qui c'è l'altra carne tritata, macinato misto bovino suino, 4,38 etti a 2,76 euro. Poi 6 bottiglie di salsa di passata, 3 sono qui, 3 sono lì, e 4 bottigliette di latte per Pia da 500 ml che costano 0,99 e la passata invece, se non è in offerta, 0,49. Poi il latte ha preso la confezione da 6, sempre questa qui, grandi del risparmio, di cui non so il prezzo. Invece la pasta da 1 kg dovrebbe stare a 0,59, correggetemi se sbaglio. E poi un pacco di pannolini per Pia, 40 pezzi, sono taglia 4, che sono ormai secondo me le ultime battute che li mette. Comunque un pacco di questi pannolini qui che stanno, se non sono in offerta, a 6,99 mi sembra, o 5,99, correggetemi nel caso se sbaglio perché non mi ricordo. E poi 2 confezioni di uova fresche, queste qui da allevamento a terra. E basta, solamente questa qui ha speso 39,60 euro in tutto. Non ho lo scontrino perché ce l'ha lei, ma vabbè. Pia, no, posa un attimino. Ecco, questa qui è tutta la spesa. Per la felicità dei bambini, ma anche la mia, ho preparato la maionese fatta in casa. Ho trovato la ricetta sul canale YouTube Cuore di Cioccolato, dove si fa praticamente in 2 minuti e lo spiega talmente bene che viene anche a me, che sono un po', diciamo, rimbambita in queste cose, no? Per quanto mi piace cucinare, però in realtà non avevo mai provato, però come lo spiega lui in questa maniera qui è veramente facilissimo e possiamo farla tutti quanti. Io vi dico, ci ho messo 2 minuti ed è buonissima, perché l'ho già assaggiata ovviamente, ed è proprio come la maionese. Noi facciamo la dose raddoppiata di quella che dice lui nella ricetta, perché comunque siamo tanti e comunque adesso, mangiando hamburger e patatine, la facciamo andare tutta. Però vabbè, volevo farvela vedere e ho già fatto vedere anche in qualche vlog come la facevo. Comunque, se siete interessati, andate a cercare, vi lascio il link qui sotto del canale YouTube Cuore di Cioccolato e vi lascio anche proprio il link per arrivare direttamente alla ricetta della maionese che fa lui. Siccome oggi praticamente facciamo poco, perché comunque sabato sono venuta a sottarti con Pia e adesso sta dormendo e sono bloccata qui con lei, adesso vi faccio vedere quello che ho comprato da Epicasa e da Wawa qualche settimana fa, un paio di settimane fa. Vi faccio vedere cosa abbiamo preso. Ci sono articoli per la casa e anche articoli per la scuola, per fortuna, perché non trovavo da nessuna parte i pacchi da 10 di quaderni, e lì per fortuna ce l'avevano a 3 euro, quindi perfetti. Allora,
Iniziamo subito con questa maxi scorta di tovaglioli. Sono della Caress, formato maxi, due cartelline, una verde per Gabriele e una arancione per Sabrina, per metterci dentro tutte le varie schede che gli danno magari da fare a casa, oppure le comunicazioni magari così. Devo ancora prenderla per Giada e per Giorgia e poi vediamo Manu se gli serve oppure no. Poi ho preso questa spugna così super super morbida per Pia, così almeno iniziamo a lavarla con la spugnetta. Poi questo porta spazzolini color petrolio, così un bicchiere praticamente da bagno normale. Poi ho preso questo set, così sembra un porta pranzo, con dentro ci sono ciambelle, pizza, hamburger, e l'abbiamo presa per il figlio della mia amica Sara, un piccolo pensierino, niente di che. E poi adesso vi faccio vedere i vacchi pacchi di quaderni. Allora, abbiamo preso questi qua con la ballerina, li ha scelti Giorgia. O Sabrina o Giada, non me lo ricordo. Passiamo a qualcosa di più semplice. Queste qui le scelte Giorgia, sono quaderni a righe e sono queste righe grandi, e niente, ha scelto questi colori così, tinta unica. Poi questi li abbiamo presi per Giada, se non sbaglio. Poi per Sabrina invece, no, sempre per Giada. Allora quelli lì sono per Sabrina. Questi invece sono per Giada, abbiamo preso i quadrettoni così grossi che ce li usano tutte e due. Poi questi qua mi sembra che, non mi ricordo che li ho scelti, comunque sono i quadretti grossi senza margini, ci sono tutte le ballerine sopra. Poi abbiamo preso due astucci per le bambine, uno per Sabrina, uno per Giada, che è fatto tipo quelli dell'ESPAC che hanno qui la, i posti per metterci penne o matite. Qui hanno una cerniera non tanto profonda, e poi qua c'è tutto questo spazio e loro lo useranno per metterci il temperino, quello col serbatoio, per metterci la colla, per metterci le forbici, lo scotch, tutte le cose che non stanno nell'astuccio normale. Poi per Sabrina a righe le ho preso questi quaderni qua con le LOL Surprise. A righe Manuel si è scelto questi qua, sono fatti così, sono varie tinte. E poi a quadretti questi qua invece li ha scelti Giorgia con i margini lavorati, e questi qua a quadretti invece sono di Manuel. Ce l'ho qua. Ecco, invece queste a righe le ha presi Gabriele, sono fatti come quelli di Manuel. E basta, questa qui è comunque tutta la parte, la roba della scuola. E tutto quello che abbiamo preso da Epicasa, no, abbiamo preso anche un moccio così nuovo, un secchio così grigio, con la parte per strizzare il moccio, cioè semplice, non è che è un moccio. E niente, adesso però devo andare a montare, così almeno inizio ad usarlo. Se riesco a capire come montarlo. Ok, montato.
E niente, poi il bastone che è da qualche parte, quindi è tutto completo, 8,90 euro, secchio, moccio e bastone. Poi per Pia le ho preso questo zainetto con i cubettini, i cubetti grandi, ne abbiamo già altri, così può fare tantissime costruzioni, però io ho voluto prendere questi nuovi per lei, così adesso ci può giocare, perché gli altri sono sommersi nei giochi. Due bacinelle, queste qui sono quelle tipo per il bucato, arancione per Sabrina, rossa per Manuel, perché così quando loro sono a scuola, che io stirerò, piegherò i panni, pensavo, mi sembrava più sensato dividerli ognuno nella propria bacinella. Così ognuno le mette in fila sul divano, ognuno quando arriva si prende la sua bacinella e intanto che va su si mette a posto le sue cose. Io volevo anche ringraziare tutti i nuovi iscritti e anche tutti i vecchi, cioè anche tutte le persone che sono iscritte dall'inizio e tutte le persone nuove che si sono iscritte. Veramente un grazie di cuore, piano piano stiamo crescendo. E sono contenta se vi piacciono i nostri video. Se avete delle richieste particolari che non siano l'home tour, perché per il momento no, ma perché dobbiamo fare i lavori, appena la casa sarà diciamo pronta, allora ve lo farò sicuramente. E quindi niente, fatemi sapere, non mi ricordavo più. Però spendendo 30 euro con un euro di contributo, Lidia e Picasa mi hanno regalato, cioè mi hanno dato questi 4 strofinacci 100% cotone, sono fatti così. Noi li abbiamo scelti in due diversi, fatti così con le righe più fine e i quadretti più grandi, e poi invece così con le righe più spesse. E niente, volevo farvi vedere. Un euro, anche se ho speso 60 euro, ho fatto un unico scontrino, mi ha fatto dare il contributo di 2 euro e ne ho presi 2. Devo farvi vedere, oggi sono stata alla Wawa per prendere della roba per la scuola e volevo farvi vedere che ho trovato le bacinelle per porta biancheria stirata, piegata e da mettere in ordine, se no sono botte. Per Giada ne abbiamo preso questo qui che è un violetto rosa antico, boh, non si capisce bene. Sembra tanto rosa antico su di me. Vero? Questa qui un po' più piccolina, che così lei riesce a portarla bene, perché se era troppo grande poi non ce la faceva. 2,90 euro. E poi invece per Gabriele ho trovato questa qui verde, sempre la sorella di quell'altra, ma un po' più grande. Questa invece costava 4,50 euro, verde, perché verde è il colore di Gabriele. E poi ho preso 2 bottiglie per l'acqua, perché una l'ho rotta, non serve che me le fai vedere, sono bianche, cioè trasparenti, perché una l'ho rotta io, mi si è agganciata alla borsa e si è spaccata per terra, e l'altra invece era macchiata dall'altra volta che avevo preso l'acqua. Ho provato anche con lo scovolino, non sono riuscita a farla venire pulita e quindi ne ho comprata un'altra. Poi invece adesso ho preso 2 barattoli perché ci mancavano, fatti così, sono tutti e due uguali, quindi trasparenti con la scritta qui e il coperchio in alluminio colorato, ramato, color rame, colorato color rame. E con la scritta, uno per il caffè, perché quello là che abbiamo lo voglio buttare, che non mi piace più. E l'altro invece con la scritta sale, perché così ne ho uno per il sale grosso e uno per il sale fino.
Buonasera, è arrivato il momento della cena. Questa sera ho, come avete visto ieri, avevo messo a bagno i fagioli secchi e quindi stasera pasta e fagioli. E via. Qui c'è quella senza glutine e qui invece c'è quella con il glutine. Perché anche questo, cucinare in due modi differenti. Certe volte faccio piatti unici per stringere i tempi e certe volte invece divido con glutine e senza glutine. E comunque devo dire che è venuta abbastanza bene, sembra molto buona, non vedo l'ora di mettermi a tavola. E voi invece, cosa avete mangiato in questo sabato sera? 3 ottobre? Fatemelo sapere sotto nei commenti. Cosa c'è, Pia, lì sopra? Cosa c'è? Cosa c'è lì? Il Mimi, brava. E invece nell'altro? Qui in alto, cos'è quello lì? Brava! Ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao ciao!